y te punti a dedicar tu gente a mí. Quando diga a ti, aveva solo di camminare come tutti gli altri, come voi, e non avevo più fatto per tanti motivi, perché era la natura, perché a 10 anni era intervenuto a lavorare, perché dopo è stata condannata a vivere sulla cartina per tutta la vita. Però è anche vero che dalla morte di un criminale ne è venuta un'altra volta, la voglia di volare. Perché ha scelto la fantasma? Perché la fantasma è piccola, fragile, delicata, basta un poco e le sei mani. Però è testa che costi quel che costi, anche se sa che avete l'intensità di evitare, perché la fantasma non è fatta. Ma quando si mette in testa di volare, ce l'avete tutta, per volare sempre più alto, sempre più alto. E io ho voglia di volare sempre più alto vicino a Dio. Ecco perché c'è stata questa metamorfosi da buco, proprio brutto, non accettato. Rita Conti non era accettata dagli altri, ma neanche da se stessa. Ignorato c'è stata questa metamorfosi a far parte. Ad un certo punto gli dà tutto il piedere, basta piangersi addosso, basta smettere di ghibellarsi, se non posso camminare farò qualcos'altro, tenterò di volare, farò di più. Leggendo la tua biografia ho notato che tu l'hai divisa in 4 campe importanti, e non so se vuoi scrivere tu o se vuoi dire in qualche modo le introdurre. Allora, definisci la tua, il fatto di avere molta fretta, quindi di essere nata in natura, la prima cosa per comprendere la tua natura. Dopodiché il fatto di avere un figlio, non doverti mai apprendere, è stata la seconda cosa più importante. La terza cosa, accettare la tua condizione, quando hai capito che non avresti appunto terminato più. E soprattutto la quarta più importante, quella di dover avere tempo. Pensi ci saranno altri numeri da aggiungere alla tua vita? Io lo spiego anche che sono quasi certa, perché nella vita non si finisce mai di imparare e di aggiungere esperienza ad altre esperienze, insegnamenti ad altri insegnamenti. Certo, i passaggi che hai citato sono stati fondamentali. Primo, la mia fretta, dalle mie parti, io che sono di Egitto, sono un emiliano, forse qualcuno l'avrà anche sentito dalla mia bella pronuncia, che io non me ne accorgo, ma tutti mi dicono che ce l'hanno quando vanno in trasferto, in grado di città. Dalle mie parti si dice che io ho tanta pressa, e pressa vuol dire certa, pressa, pressa di fare le cose, che voglio tutto e subito, voglio tutto subito. Ecco, credo di essere stata una dei pochissimi che non ha capito il tempo materno, nel senso che avevo tanta voglia di dire a nonno che la parte di mia madre, e Dio solo sa, non si sa bene, le parte del nonno, perché il nonno, tutti i piangono, che dicono chi me l'ha fatto fare a me, uscire dalla parte di mia madre. Io ci sono rimasta solo 7 mesi, non 9. E le ho risparmiate quasi, i dolori del padre, nel senso che lei
finale, che faccio questo, ci ricordo, per dirgli la mia fede. La mia nota che devo leggere, che ho capito che anche se non dovevo trattare questo vocabolario, è stato quando questa nascita prematura mi ha fatto i problemi, quando non sono del tutto formata, anche se per essere malata prematura, specialmente non tanto sei, in cui le nascite premature erano comunque una rarità, perché mi ritengo fortunatissima perché, come potete vedere, non mi ha leso la parola. Questa è la cosa importante perché mi tengo a fare. Mi dicono, sei loco morta, infatti è un loco morto. E non mi ha leso il cervello, almeno si spera, anche se sono un po' matta, ma un po' matta devono essere tutti gli altri, altrimenti non sono arrivato. Mi ha leso solo le gambe e poi in casa, perché le muovevo, camminavo, ma non mi avevo camminato. Quello che insomma mi ha messo, diciamo, sulla carrozzina è stato l'intervento di Barbara. Mi ha leso in casa molto bene, di questo io sono sempre grata di queste cose. Però proprio per queste pugliesi imitazioni ho sempre dovuto fare molta fisioterapia, molto faticosa, e quindi che mi portavano anche delle ore, quindi io praticamente ho rinunciato alla meditazione per il mio sogno di camminare da solo in tutte le lingue come gli altri. Perché io non ero certo una bambina purtroppo che venuta a casa da scuola quando facevo un pedestale dicevo faccio un pietro, vado a giocare a casa di cercare e si ricordi. Dicevo no, faccio un e poi o devo fare gli esercizi o con la seconda di fisioterapia. Ma non mi ricordava niente. Che io volevo talmente tanto camminare sul pensiero così forte in me, e se mi avessero detto sì, talmente nel cuore e domani cammino, ma io mi stavo un po', ma senza un attimo, e lì ho imparato di nuovo. Quindi la terza parte, diciamo, forse è stata una delle più difficili, quella di capire che prima di consapevolezza del fatto che avessi più camminato. Assolutamente sì, perché quando purtroppo mi sono sottoposta con l'intervento chirurgico, voglio pietà, fatti in assoluta con la fede, non certo fatto con il tempo, il peggiore da sempre, però quando l'intervento purtroppo è una fatalità, e quando mi ricordo che mi hanno detto guarda vita, intervento in tua vita, e così talmente peggiorata che a questo punto è impensabile che tu hai vivuto le gambe, per me sono tutte morire, perché immaginatevi che voi la vostra vita vuota, non è colpa sulla scuola. All'improvviso questo scopo non c'è più, lo cancello. In 5 minuti voi della vostra vita dovete cosa pensare, ma non la volete creare, ma non lo so come è, ma pensate come io penso che ci vuole un motivo per andare. Io mi alzo la mattina perché voglio essere una buona madre, perché voglio essere un buon padre, perché voglio essere perché voglio essere una studente, perché voglio essere una brava impiegata, voglio... insomma bisogna avere delle. Io mi andavo la mattina perché sapevo che dovevo raggiungere il mio scopo e io camminavo per 10 anni in questo marzo che sono fatto. Quando io questo obiettivo non ce l'ho più, ho qualche volta con disperazione, ma con se la mia vita doveva essere così, tanto vale, perché sono ovviamente
scusa, ad arrabbiarmi molto. E quando in realtà c'è la consapevolezza che forse Dio aveva un disegno ben preciso per me? La consapevolezza è che qui si ricollega a chi è dedicata questa parrocchia, questa parrocchia è dedicata all'Immacolato, giusto? Se vi dicessi che la risposta nella data di Immacolata Concezione, nel senso che la consapevolezza è arrivata quando sono andato in determinato luogo, quando ho avuto delle determinate risposte da Maria, che mi ha spiegato, perché io mi piace le volte di Maria, io ho commesso del mio, l'ho provocato, nel senso che l'ho proprio sfidato, che ho detto adesso tu mi devi dire perché proprio a lei è capitato questo pasticcio, perché proprio a lei è capitato tutto questo casino, perché proprio a me doveva sbagliare l'intervento, perché i disastri che noi siamo talmente tanti che potevo contare una ragione di te e sulla nazione vogliono dire questo subito. Perché? Quindi o è la vita che è uno spirito portante, oppure è stato l'eroe del mondo e Dio se ne sente, come ha fatto lui con la croce, per creare qualcosa di buono, di meraviglioso, come è stata la risurrezione. Però tu me lo devi spiegare, perché io da sola non capivo, io, Gesù, io non lo sento più, perché io sono arrabbiata, perché lui non doveva parlare, non doveva permettere che succedesse questo errore. Però se c'è davvero, se c'è un disegno, allora tu spiegami, perché io sono sull'orlo del bar, della disperazione, tu sei la madre. Non può rimanere solo dalle preghiere di una vita. Salva! E quindi questo incontro con Maria è avvenuto in un posto speciale a Lourdes. Cosa è successo esattamente? È successo che io ho questo monologo interiore, come io proprio ho gridato i miei dubbi, la mia disperazione, i miei perché, e l'ho proprio implorata. Salvami, come una figlia disperata, una figlia curiosa, che mi devo benissimo su questo caso. Immaginate di essere in un torrente, no? Non sapete nuotare, affogare, ma sapete che prima di arrivare al torrente, peso morto nell'acqua, c'è sempre quel momento in cui vai su. Mentre stavate andando su e giù, ma trovate l'acqua da gola, vedete vostra madre, non vi viene di spirito, mamma mia, aiutami, salvami, aiutami tu, Dio di cuore, aiutami. Ed è quello che io ho fatto con lui, solo che non pensavo che mi arrivasse così immediata la risposta, non avevo idea di quale fosse la risposta, perché a me la risposta è arrivata nel senso che io continuo, perché ci tengo a chiarire, perché è un punto molto delicato. Io non sono una vergine, io la Madonna non l'ho vista con questi occhi, non l'ho sentita con queste orecchie, ma l'ho sentita qui nel mondo. E dopo questo monologo interiore ho sentito proprio calore, un amore, che lo sento, questo calore è molto simile a quanto la mia mamma terrena, che per mia fortuna ce l'ho ancora, mi abbraccia, quando io mi chiedo mamma mi abbracci, perché io ho una malattia, sapete, la malattia la conoscete voi. Io ho 25 anni, sono una tua di mamma, nel senso che sono quel tipo di ragazza che dice mamma sono subito male, dammi un abbraccio, mamma fatti una carezza, sono quel tipo di persone. E ho sentito questo calore proprio che mi ha concesso. E ho sentito
Cristo dentro il mio cuore a missione, un fuoco, una voce proprio dolce, una voce di mamma che mi diceva: ce l'hai messo di tempo ad arrivare, ma adesso sei qui. Mi hai chiesto di vedere che non è vero che c'è che me, Dio, Gesù, non è vero che c'è che tu credi, ma non è così, siamo qui, siamo sempre stati qui ad aspettarti qua di grazie, adesso ci sei. Mi hai chiesto delle risposte, io te le do. Cosa devi dare della tua professione? Testimonia e convento. Io dissi, vedo di me, testimonia, ma sei matta? Sono mica un prete, sono mica Giovanni, Giacomo, Pietro, Paolo, sono loro che non sono testimonia. Non hai capito. Testimonia quanto può essere bella la vita, anche nella sofferenza, se vissuta con Cristo e Cristo. Testimonia quanto può essere bella la vita anche in conclusione di difficoltà se si vive in ottica di me, se si vive come Gesù vuole che la sia, come Cristo vuole che la sia. E converte, ma sono mica un prete, potete convertire il cristianesimo? No, alla sofferenza. Ma come? Ma sì, perché gli esseri umani, non hai notato che appena vedono la sofferenza e non gli toccano proprio a quell'altro, loro vicino, un amico, purtroppo hanno un loro parente, tendono a scappare. Attenzione, non ho detto che scappano, ho detto che tendono a scappare. C'è la cosa di dire, come sta facendo il soffrire? Vabbè, ma tanto a me che me ne frega, non mi riguarda niente. Ma attenzione, non sto condannando voi, perché purtroppo lo faccio anch'io quando vedo dei disabili che si sentono di me, che non riescono a deglutire, a mangiare, mi viene la tentazione di voltare lo sguardo, dimenticando che sono fratelli, che sono miei fratelli, anche nella sofferenza. Converti alla sofferenza, perché gli esseri umani pensano di potete uscire la sofferenza, ma dimenticano che la sofferenza fa parte della vita. E quindi, nel bene e nel male, un motivo di sofferenza per sé ci sarà sempre. Quindi ci sono molto uscita, oggi per la ribellione, come ho vissuto io per 4 anni, che vi garantisco che non si porta da nessuna parte, se non all'altra distruzione, perché proprio non è affatto un pericolo, oppure c'è da dire, sono in questa condizione, non dico che va bene, perché non va bene, non dico che sono in pericolo, perché non sono in pericolo, ma mi impegno a vivere questa esperienza con questo, una speranza della vita, fidandomi a Gesù, che lui ha fatto con lui, è stata incredata da tutti, non andava già a Gesù, però lui si è affidato e si è fidato. E allora fai un testimone cos'è, perché tu la tua puoi fare più di 100 anni, che e per quanto riguarda Gesù non è vero che l'hai preso, abbassa lo sguardo e abbassato lo sguardo mi è subito tutta delle carotine che succederà, è stata allora che ha fatto Gesù, è Gesù è la carrozzina. E io per tutto questo tempo ero stata sulle ginocchia di Gesù e non me ne conosco. Anzi, l'avevo accusata di avergli abbandonato nel mondo più vite e più vita.